Provo a dare una piccola chiave di lettura per meglio comprendere la poetica, diciamo così, di Anton Chekhov, di cui sto leggendo in questo periodo alcuni racconti. Premesso che il mondo del racconto, forse è quello in cui si esprime meglio il dottor Chekhov, quello forse in cui, insieme con quello del teatro, ha dato di più, insomma, che gli è più congeniale. Diciamo, i suoi racconti sono tra il massimo che la letteratura di questo genere ha espresso nella sua storia. Possiamo dire che Chekhov si pone, senza voler insegnare niente a nessuno, non è in possesso di un dono profetico, insomma, attraverso la sua letteratura vuole dare dei messaggi particolari, insomma, vuole indirizzare il lettore verso quella che è la sua visione del mondo. Diciamo, è estraneo a qualsiasi profezia, a qualsiasi predica, e quindi lascia vivere la sua realtà poetica senza mai intervenire su di essa in maniera estranea o in modo meccanico. Non prende posizioni politiche, perché non si occupa della società politica all'interno della quale vive, ma si occupa piuttosto della società civile, anche se lui si rende ben conto di quali sono le condizioni di vita nella Russia. E si interessa molto del mondo della piccola gente, dove non troviamo grandi eroi o grandi personaggi che lottano contro il destino, grandi costruttori o grandi profeti. Nel suo mondo a volte ci sono ideologi e idealisti, ma si trovano spesso incapaci di realizzare le loro utopie. Quella che incontriamo invece è gente spesso meschina, che soffre e fa soffrire e che riassume in sé colpe e virtù, bene e male. Chekhov è prima di tutto un medico e come tale frequenta gli ambienti più diversi e conosce moltissime tipologie umane e anche ha imparato a, oltre che a conoscerle, a capirle. E quindi sa guardare negli uomini, sa vedere la realtà e rappresentarla in termini artistici di essenzialità. Non ha il temperamento del rivoltoso, ma di un osservatore scettico e tenero della natura umana. Passa da una storia all'altra e, senza saperlo, riesce a costruire con grande minuzia un quadro gigantesco del mondo russo contemporaneo, perché tanti, molto numerosi sono i suoi racconti e molte sono le tipologie di uomini che lui prende in considerazione, le storie umane che in questi uomini vengono rappresentate. Si ritrovano in queste storie tutti i personaggi della vita quotidiana, i cui tic, i cui difetti lui aveva sorpreso sia nella città che nella campagna, e vediamo i muzik incolti e brutali, i nobilotti oziosi, gli studenti presi da grandi idee ingenue, i professori delusi, i medici scalognati, i bottegai abbarbicati sui loro libri dei conti, i funzionari corrotti, la moneta spicciola della società. E quello che salta agli occhi è spesso l'assurdità del quotidiano. E questa colpisce il lettore senza che l'autore intervenga ad appoggiare la tesi di Chekhov. La sua è una verità nuda e cruda, fotografica. Tra l'altro, insomma, Chekhov non riesce a raccontare infinite storie senza mai ripetersi, insomma, la sua arte è inesauribile. In questa galleria di personaggi e di vita. E
E nessun uomo è uguale all'altro, anche se poi alla fine, insomma, gli uomini si assomigliano anche tra di loro. Quindi, insomma, sono personaggi altamente individualizzati, disegnati in modo rapido, con pochi tratti, il che gli consente anche di sintetizzare, di eccellere anche nelle storie brevi, insomma, racconti di poche pagine. In un paese di profeti non si fa mai profeta, e non ha un'ideologia da trasformare in religione, insomma, o in una pseudo-religione. La cosa in cui sembra credere è nella solidarietà umana. D'altronde lui è un medico. Non crede invece nella capacità dell'uomo alla trasformazione interiore e al vero pentimento, a quelle mutazioni, insomma, no? Quasi messianiche, insomma, che avvengono dall'interno. Manca di una vera fede, non ha certezze. E il fatto che la vita e la morte sono misteri è una realtà. La vita e la morte sono incomprensibili ed è inutile pensarci su molto. Molti dei suoi eroi lo fanno, ma il risultato è che le loro ricerche spirituali spesso sono tormentose e in genere l'esito è negativo, finisce male, triste. Gli intellettuali, lui vede spesso negli intellettuali gli aspetti negativi, la presunzione, l'ipocrisia, la cialtroneria, l'incapacità di vivere coerentemente con le idee che sbandierano, l'indolenza e l'isterismo, il fanatismo, l'intolleranza, e distingue, insomma, sembra distinguere, però, tra alcuni intellettuali, pochi, che sono in grado di indicare una via agli altri. Li distingue dal resto della gente, i borghesi e anche il popolo, nel nome del quale gli intellettuali dicevano di parlare, ma che in realtà non rappresentano. Chekhov, quindi, nei suoi racconti ci dimostra che i vizi e le virtù sono equamente distribuiti nella popolazione, ma anche nel singolo individuo. Il vero intellettuale chekhoviano è un personaggio pieno di buoni propositi ideali, ma velleitario e incapace di realizzare seppur la minima parte dei suoi ideali. E in questo forse possiamo ritrovarci anche qualche analogia con gli intellettuali contemporanei o con molti degli intellettuali o di quelli che si professano tali del giorno d'oggi. Chekhov usa l'ironia, a tratti una satira moderata, ma sempre nei confini, nei limiti dell'arte, non usa mai toni gridati. E gli si vuol dire questa gente, è la nostra storia, queste sono le vostre vicende, ma anche le nostre, gli individui, siamo fatti così. Questo è il nostro modo di essere, di comportarci, di vivere, di sentire, di patire. Lui sapeva sempre prendere le distanze dai suoi personaggi e quindi non usava mai toni passionali, atteggiamenti passionali. Aveva una visione laica, usava l'ironia e anche a volte possiamo ritrovare in lui anche qualche sfumatura di affetto nei confronti di certe storie che racconta. Ma il suo stile è distaccato e questo distacco è anche uno stratagemma stilistico perché risulta efficace proprio per influire sul lettore e turbarlo. La precisione con cui tratta i suoi casi fa sì che il lettore facilmente abbia modo di rispecchiarsi in essi, nei personaggi che ci racconta. Si vede, facilita il fatto che chi legge si veda, si ritrova, si riscontri, si riconosca nei personaggi. In questo atteggiamento attento, consapevole e dalla sua laicità nasce anche una particolare
ambiguità dei personaggi chekhoviani, che lui ovviamente lascia vivere nel bene e nel male, e nei quali troviamo, come ho detto, un po' di bene e un po' di male, ma una sola cosa, insomma, raramente, soltanto in alcuni, ma sempre un po' di bene e un po' di male mescolati insieme. E il suo giudizio non è mai predicatorio. Da questa ambiguità nasce anche un'incertezza ideologica dei propri sentimenti, perché non è mai tutto vero o tutto falso. Un altro tema che ritroviamo in Chekhov è il tema un po' del miraggio. Miraggio, oppure lo possiamo vedere anche nel sogno, insomma, no? Questi miraggi, questi sogni sono destinati a rimanere tali, insomma, programmaticamente deludono, non si avverano. Altra cosa notevole che ritroviamo soprattutto in alcuni racconti, insomma, il più didascalico, il più esemplificativo da questo punto di vista è il racconto lungo La steppa, sono le digressioni liriche di paesaggio, e qui raggiunge dei toni di estrema poeticità. Da un umorismo esteriore nei suoi racconti, e poi approfondisce sempre di più l'interiorità, la ricerca psicologica, quindi, no? Quello che dà la dimensione della profondità, della complessità della sua arte, e rimane fedele a un registro che è sempre un po' pessimistico, perlomeno lucido, cosicché i suoi personaggi risultano limitati, fragili, spesso non si comprendono. Ecco, anche l'incomunicabilità. E questa incapacità a comprendersi è un altro tema che fa parte integrante della poetica di Chekhov. Incomunicabilità che sconfina nel silenzio, vissuto a volte come destino, un silenzio dell'anima, un'angoscia con un'impossibilità a parlare perché non si trova nessuno con cui parlare o perché si è messo in condizione di non parlare. E questo lo ritroviamo anche in alcuni racconti famosi, L'uomo in un astuccio, La storia noiosa, Reparto numero 6, Cruci, Angoscia soprattutto. Un'altra cosa, nei suoi racconti non vediamo mai il puro folle o il puro eroe, insomma, no? Sono sempre delle situazioni intermedie, insomma, non c'è mai il registro dell'esaltazione totale, o non sarebbe comprensibile nella sua poetica. Anche perché chi cerca il cambiamento, chi cerca il gesto risolutivo, questo tipo di eroe, insomma, positivo o negativo, viene prontamente eliminato. Ecco, mi sembra di avervi dato alcuni elementi per meglio entrare nella poetica di Chekhov. Grazie.